qual destino ti giuro, qual destino ti giuro, al natio fulgente sol, a frammenta pur nel dol. Signor Pagano, rifornimento! Ma tutti lo stesso, voi anche. Oh, il motore del mio camion sfasciato, non c'è un cane che voglia fermarsi un momento a dargli un'occhiata. Ma che riscotta, la terra sono i piedi? Quanto ve ne scolate al giorno di nafta? Il sveglio la mattina e eccoci qua. E la sera sopra andare a letto. Glu, 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 glu. Ancora siete qua. E questo vuol dire? Ehi, pensatele. Ehi, pensate che mettai qui. Tanto faccio. Non deve essere molto comodo, giovanotto, viaggiare sul duro, eh? Da vedere che dovremmo mettere un materasso per i vagabondi. Avanti, avanti, facciamo presto. Oh, bisogna stare attenti, perché quelli sono capaci di portarsi via tutto un pollaio. Ma dire che vi faccio oggi? Fammi il pieno. Sembra gara. No, non è ancora. Stai, accucciali. Accucciali. Si mangia qui? Ti domanda se si mangia qui. Guarda, io pago, eh? Va bene, ma si mangia di là. Aspetta in sala che te lo porterò io. Buono. Hai a che fare con quel pancione là fuori? È mio marito. Fortunato di avere una donna come te, che cucina così bene. Non sprecarti. Non sono una cuoca io. Aspetta nella sala. Fa caldo qui vicino ai fornelli. Hai le spalle come un cavallo. E ti fa impressione un po' di caldo. Giovanna, tieni d'occhio il pollaio, eh? Poco fa abbiamo messo le mani addosso a un rubagallini nascosto su un camion. Deve essere ancora qua attorno. Questi tipi non si sa mai che cosa hanno in testa. E adesso perché non mangi? Sai, può avere l'idea di fare qualche colpo. Ne sentono tante di questi tempi. Anche l'altro giorno a Polesella, uno ha rubato in una casa e poi non l'hanno più trovato. C'è anche sul giornale. E non vorrei che... Proprio te cercavo. Chi ti ha dato il permesso di farlo entrare in cucina? Ma sei matta? Questo è capace di portarsi via anche i piatti. Beh, andiamo, bello mio. Qui c'è il Bragana che, grazie a Dio, il cervello gli funziona ancora. Tu spennellati le unghie tutto il santo giorno, signora baronessa, e in cambio sta casa mia pare una piazza. Te la prendi con me, perché sei furbo tu. Fai tanti discorsi e poi lo lasci andare via senza pagare. Senza pagare? Sì, non ho pagato. E perché non me l'hai detto prima? Perché? Adesso lo aggiusto io. Ehi, giovanotto, un momento. Te l'avevo detto, eh? Che a Bragano non le tocca il naso nessuno.
Al tuo paese si mangia senza pagare? Ma cosa ti piglia? A non fare lo stupido. Non hai pagato. Me l'ha detto mia moglie. Te l'ha detto tua moglie? Sì.